Colgo l'occasione, così senza riscaldamento, per chiedere a farti una delle domande che volevo farti da una vita. Sì. Beh, l'ho voluto farti, ma giustamente non ti conosco. Tu ho visto che tieni le mani una sopra l'altra, no? Non so se anche quest'anno terrai così dopo la gara di studio in gara del vento. Ho visto che le tieni, perché, scusate la felpa del macellaio, però in questo modo, no? Quella lì è una questione di comfort tua o è un discorso aerodinamico? C'è stata una lunga discussione per questa posizione quando siamo andati a Silverstone. No, allora è stata una cosa un po' naturale di evoluzione negli anni. Anche confrontandomi anche con Filippo, cosa che ho modo di fare molto spesso. Io sono, rispetto alla media, sono molto corto sul davanti. Si tende ad andare sempre lunghi. E io se andavo lungo, essendo anche leggero e tutto, poi mi muovevo tanto e non mi trovavo. Mentre se io rimango più corto, diciamo che tendo a tirare, cioè non è che sono solo appoggiato, però questa cosa io mi faccio forza e tirando io rimango più fermo, più incassato. E poi all'inizio era una cosa corta di tirare, poi successivamente è diventata così perché è una cosa per avvicinare anche la testa con le mani, no? Di modo da avere meno spazio per essere più aerodinamico. Poi era una cosa che mi ero messo io in testa, che poi effettivamente fosse stato più aerodinamico o meno, non sono ancora riuscito a capirlo, però mi sono sempre trovato bene così. No, perché io trovo molto strano questa posizione perché per me è innaturale, cioè se le porte sono dritte, vedere una persona che ha lo sforzo massimo si aggrappa in questo modo, la Sì. vedo anche a livello posturale, comunque una spalla, anche se di poco, leggermente più sollevata dell'altra, trovo una cosa molto, molto Sì. strana che fosse comoda. Sì, questa cosa qua è quella che causa anche un po' il mal di testa, che devi fare poi il manubrio custom, capito? Perché non puoi fare le protesi asimmetriche, cioè le estensioni asimmetriche. Però, come abbiamo visto nel gradiere del vento, in pratica è una posizione vantaggiosa per lui dal punto di vista aerodinamico. E quindi è quello che gli avevo detto io all'inizio. Lui è andato in galleria del vento, il numero che è venuto, cioè come è entrato aveva un certo numero, come è uscito non è migliorato tantissimo, capito? Però abbiamo validato alcune cose. E questo per dire che ho sempre sostenuto che un cronometro naturale, 2 o 3 anni, ci arriva da solo sentendo, diciamo, l'aria nel casco alla posizione. E lui ha trovato questa posizione, secondo me, magari discutendo con Filippo, però alla fine gli porta dei vantaggi, capito? Anche se magari è contro, cioè non è, da un punto di vista, non è intuitivamente veloce, però alla fine abbiamo riscontrato che è proprio vantaggiosa per lui. Sì. E ci è arrivato naturalmente, capito? Non c'è stato un test a dirgli: guarda che questa qua è più vantaggiosa. Ecco. Sì, perché scusa, vai pure. No, dimmi. No, perché io ero partito col fatto che anche nei test che avevamo fatto a Valencia con l'Astana, così, loro mi dicevano che io dovevo chiudere questo angolo, no? E per cercare di chiudere questo angolo, o io lo tenevo con le ultime 2 dita, le appendici, per modo di stare più alto, o se no, però a me questa cosa qua dava un po' un senso di instabilità, perché comunque tenerlo solo con 2 dita è difficile, no? Per quello. E allora, se tu invece tenendole con 2 mani così, comunque hai più appoggio, e io tirando così, essendo non lungo ma abbastanza corto, a me questa posizione, lavorandoci su, alla fine risulta più comoda e più performante che l'altra posizione normale. Infatti mi viene in mente un articolo che ho fatto proprio con Enzo, che ha parlato della comodità dei sulla bici da crono, no? Il fatto che molti cronoman dicono questa è la posizione più aerodinamica e si impongono di stare così a costo di fare ore e ore di ginnastica in qualsiasi modo. Io Sì. magari puoi darmi una tua idea. Secondo me il cronoman è vero che deve essere aerodinamico, però comunque deve starci magari un'ora a 450 watt su bici da crono, quindi insomma deve un po' essere cucito su di lui. Cosa ne pensi, Pino? No, è proprio quello che, cioè, che
È il discorso più corretto. Infatti, quando siamo andati noi con Matteo, hanno fatto 4 ore di bike fitting, qui c'era fisioterapista e ha visto, diciamo, i limiti muscolari oppure i settori su cui un atleta deve lavorare. E poi va in galleria del vento, però sapendo già, dopo questa sessione qui, quali sono le direzioni da prendere e quali invece da evitare, perché magari uno, non so, ha dei muscoli che non si allungano come potrebbero allungarsi, quindi è inutile forzarlo in una posizione che poi sai che non è capace di sostenere. Adesso, rilacciandomi un po' al discorso delle stazze, così, faccio una domanda a bruciapelo. Ai grandi giri, la corsa a tappe ci pensi? Perché tu, diciamo, adesso peso quanto sei quando sei in forma? Secondo me sotto i 70 kg. 63 kg, 64. Ecco, quindi un atleta come te, sulla carta, diciamo, sei fatto per le salite, le crono, per le corsa a tappe. Ci pensi? Sì. Sì, dall'anno scorso ho preso un po' più di consapevolezza, diciamo, dopo lo Slovenia, l'italiano, l'ultima crono del giro. Prima non tantissimo, però sì, ci penso, magari corsa di una settimana, però non di più forse. Una settimana con un cronometro che secondo me potrebbe essere buona in futuro. Però, cioè, non lo so, penso che ci vuole ancora, cioè, ci vuole tempo, perché comunque ho visto che a cronometro, sugli sforzi da mezz'ora, un'ora, così, comunque, anche se sei giovane e c'hai dei buoni watt, riesci comunque a fare magari qualche risultato, mentre magari su una corsa di 5 ore o 6 ore o delle tappe di salita, corsi giorni consecutivi, secondo me ci vuole tempo anche per il fisico per arrivarci, secondo me. Però la prospettiva è quella. Ci provi già alla Tirreno quest'anno? Beh, in teoria sì. Io metto 50 euro su di te sul podio. Quella madonna. Oh, sembra che conosci già i programmi della squadra, senza di... Con la squadra si è parlato, no? diciamo la carta bianca è uno diciamo delle tanto, scusami Pino, la prona crono è individuale, giusto? Individuale, sì, 14 chilometri, è la stessa che la crono squadra, è più corta, girano un pochino prima nella H maggiore. E diciamo, è venuta parlando a ottobre, no, proviamo a dare la possibilità, sai, di fare classifica, perché lui non ha mai fatto classifica se non lo slovene. Esatto. Ma senza pressione, magari cosa mi dice, cosa vuol dire classifica? Magari anche perché la Tirreno il livello è altissimo, quindi esatto. Puoi dire, cioè, bisogna vedere com'è il percorso, sapere, magari vuol dire provare a fare nei primi 15, cioè, comunque lottare giorno per giorno, solo limare, prendere posizione, cioè. E poi sì. Sicuro, capito? Poi è venuto fuori la Parigi-Nizza e White ha detto: ma dai, lo spostiamo alla Parigi-Nizza che c'è una bella crono per lui, così no. E poi invece abbiamo parlato con Matteo: no, no, restiamo a Tirreno, cioè, perché almeno poi anche diciamo, secondo me, è ancora più adatta rispetto ad altri Tirreno. Totalmente, anche perché la Parigi-Nizza, lo sai anche te, io non l'ho mai corso, però la prima settimana sono 20 ventagli, cioè come corsa per un ragazzo come lui, secondo me la prima corsa da provare a fare classifica, a vedere dove si arriva, è meglio la Tirreno che fare Genizia. La Tirreno lui non avrà il supporto, però diciamo di uno scalatore vicino, però alla fine c'è Capodarco che lui secondo me va bene su quegli stati lì. Poi c'è Carpegna, è una gara durissima, però sì. Se non può provare, beh, basta. Quindi, podio, non so. Allora, facciamo così. Se vinco, mi prendo 50 euro da ognuno di voi. Se perdo, entro da 50 euro gli altri tre. Ok?